C'è un comune, Castello del Matese, nell'Alto Casertano, 1600 abitanti, dove il coronavirus non si è visto, almeno finora, zero contagi, ma c'è anche la massima attenzione. Ma c'è anche un sindaco, Antonio Montone, ingavolato nero, particolarmente sotto l'aspetto economico, con il governo Conte e il governatore della Campania. Perché, sindaco, è arrabbiato? Dov'è che lei non è d'accordo? Buonasera Lorenzo, non siamo d'accordo perché il governo nazionale e il governo regionale sono stati capaci di fare quello che noi siamo riusciti in tanti, ad affossare l'Italia, loro ci stanno riuscendo, hanno fermato l'economia generando questa psicosi da Covid, non stiamo prendendo esempio dai paesi più democratici, ma prendiamo piuttosto esempio dai paesi dove c'è ancora la dittatura e dove la vita delle persone, sia economica, sia dal punto di vista economico che sociale, non ha granché importanza. Per cui è semplicemente questo il motivo. Leggevo di stime di crollo di PIL che nella seconda parte dell'anno sarà dell'ordine di circa il 20% su base annuale, che sono numeri che fanno rabbrividire. Piuttosto che morire di Covid, avranno la responsabilità di aver fatto che faranno morire tanti italiani e l'economia piuttosto che da coronavirus, da psicosi da coronavirus invece. Sindaco, ma il numero dei morti non le dice nulla? E questo è il motivo per cui facevo questa considerazione. Basta leggere semplicemente i dati dell'Istat. Negli ultimi 5 anni, leggevo stamattina che la media nei primi 4 mesi dell'anno dei decessi in Italia è intorno ai 230.000-235.000. Al 13 aprile eravamo a 196.000. Nella peggiore delle ipotesi, cioè immaginando anche circa 1.700 morti al giorno, arriviamo a un numero di morti per quest'anno, nei primi 4 mesi dell'anno, di 16.000 unità inferiori alla media dell'ultimo quinquennio. È tutto dire, piuttosto che imputare le morti al coronavirus, leggevo di un'altra statistica, sempre dell'Istat stamattina, che solo l'1,7% dei decessi è imputabile esplicitamente ed esclusivamente al coronavirus, nel senso che erano persone che sono decedute che non avevano altre patologie ed altre malattie, ma questo succede. Ovviamente, come sappiamo tutti, su tante altre patologie, succede tutti i giorni che si muore per malattie cardiovascolari o respiratorie su persone e soggetti che non avevano nessuna patologia, per cui è semplicemente una follia quello che sta succedendo. Un lockdown che dura da 2 mesi in cui sono stati capaci di fermare un'economia e di metterla in ginocchio, non credo che ci riprenderemo in pochi mesi. In pochi mesi saranno bastati a distruggere un'economia che per riprendersi credo che ci vorranno anni, se non decenni. Sindaco, le chiedo di essere un po' più sintetico. Avete avuto un'idea originale, oltre che molto utile per tenere in casa i vostri concittadini? Ci spiega meglio? Stiamo dando assistenza alle persone, soprattutto le più anziane, sia dalla spesa, dai beni di prima necessità e stamattina, ieri abbiamo avviato un avviso pubblico per sensibilizzare le persone a fare l'orto in famiglia, quindi doniamo le piante orticole a tutti loro che hanno un piccolo pezzo di giardino o disponibilità sul terrazzo, di fare l'orto per l'autoconsumo in famiglia, abbiamo donato le piantine, iniziata stamattina la distribuzione, ha avuto una forte adesione. È vero che avete istituito una sorta di dogana, chiamiamola così, ai confini fra il comune, di Castello del Matese e Piedimonte Matese? Ci vuole spiegare cos'è esattamente? Sì, no, come dicevo, grazie ai volontari stiamo facendo una sorta di censimento, di statistica, anche col controllo delle autocertificazioni, grazie all'infaticabile lavoro della nostra Polizia Municipale e della locale stazione di Carabinieri di San Gregorio Matese, in cui il controllo delle autocertificazioni raggiunge quasi il 100% dei passaggi. Succede questo, succede sia per i corrieri che consegnano tutte le spedizioni al comune presso la sede dei volontari, i quali poi si preoccuperanno di distribuirlo alle persone previa disinfezione dei pacchi.